Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: è scoppiata la polemica sulle parole di Flavio Insinna. Il noto conduttore si è scagliato contro una collega senza pietà, ma che cosa ha detto? Quello che è successo di recente ha lasciato tutti senza parole. Il rinomato presentatore è finito al centro delle critiche per alcune affermazioni fatte, ecco che cosa è accaduto. Flavio Insinna è considerato ormai all'unanimità come uno dei volti più celebri all'interno del mondo dello spettacolo nazionale. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirlo in ogni sua avventura, senza perdersi mai nessuna novità che lo riguarda. Il conduttore dell'Eredità si conferma essere uno dei più amati e richiesti in assoluto, complice non solo la professionalità che da sempre lo caratterizza ma anche la simpatia contagiosa. Eppure, di recente Insinna è finito al centro di una bufera mediatica a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in prima serata in TV. Che cosa ha detto Insinna? Ospite a Boomerissima, il nuovissimo show condotto da Alessia Marcuzzi, Insinna ha intrattenuto il vasto pubblico dello show con la sua personalità spumeggiante e il sorriso contagioso. Ad un certo punto del programma, però, il conduttore romano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non hanno lasciato indifferenti i presenti e non solo. Tra gli altri ospiti in studio c'erano anche Paola Di Benedetto, Arisa, Riccardo Rossi, Alessandro Egga e tanti altri volti noti dello spettacolo italiano. Quest'ultimo, reduce dalla recente esperienza che lo ha visto protagonista a Ballando con le Stelle, è stato il diretto interessato delle dichiarazioni di Insinna. Il simpaticissimo Flavio ha affermato senza rimore che, a suo parere, sarebbe stato proprio il giovane Egga ad aver meritato più di tutti la vittoria, oltre all'attore Gabriel Garco, altro favorito del conduttore romano. L'affermazione, come si poteva immaginare, ha scatenato non poche repliche, in particolare da parte di un personaggio molto importante. Ma di chi sta parlando? Si tratta di Luisella Costamagna, la giornalista e conduttrice piemontese che insieme con il ballerino Pasquale La Rocca ha vinto l'ultima edizione di Ballando con le Stelle. La Costamagna è finita diverse volte al centro delle polemiche, in particolare per quanto riguarda la sua eliminazione nel corso della trasmissione e il successivo ripescaggio. La donna, già in precedenza attaccata da Selvaggia Lucarelli, si è difesa dalle affermazioni di Insinna. La Costamagna, nel corso di un lungo post, ha spiegato che il regolamento della trasmissione prevede sia le eliminazioni che i ripescaggi. L'artista ha anche affermato di aver sempre rispettato le regole, e che la sua vittoria è più che meritata. Il caso Costamagna è stato al centro della bufera mediatica per parecchio tempo e non sono stati pochi coloro che si sono espressi sia per attaccare che per difendere la vittoria della giornalista nel noto show di Milly Carlucci. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.